tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, per i miei buongiorno. Lara ci teneva molto a fare il saluto con me, ma adesso sta di nuovo sui libri perché ha una mezz'oretta massimo ancora di fare i compiti finché non la chiamerò in bagno per lavarsi i capelli, perché ci stiamo preparando per delle cose, adesso vi spiego. Però prima di tutto, aggiornamento esterno. Allora, sono arrivati altri materiali per il fuori, per il giardino, e siamo costretti a tenerli qui un attimo perché questo è il nuovo gazebo. Qui ci sono tutte delle sassi, meravigliosi sassi. Fuori abbiamo ulteriore pavimentazione che sta lì. E oggi tecnicamente dovremmo saltare tutto in aria quando ci telefonano, perché tecnicamente dovrebbe arrivare la piscina. Premessa, stiamo aspettando un sacco di pacchi, però tra le tante chiamate appunto è arrivata una chiamata stamattina che diceva che un pacco molto pesante sarebbe arrivato domani mattina, perché oggi hanno avuto dei problemi. Quindi potrebbe essere che il pacco molto pesante che tarderà potrebbe essere quello della piscina, perché la piscina dovrebbe, appunto, doveva arrivare entro oggi, quindi oggi è la scadenza. Però questa chiamata è avvenuta, non è stato detto che cosa c'era nel pacco, aspettiamo tanti pacchi, quindi non è detto che sia la piscina. Comunque o oggi o domani la piscina arriva, quindi, che poi non è una vera piscina, però non è... Poi vedrete. Comunque, detto questo, intanto, dato che sabato noi andiamo a fare una cosa bellissima e ho deciso di portarvi con noi, vi dico la verità: all'inizio non sapevo se portarvi con noi oppure no, per X motivi, però alla fine ho deciso che invece questa gitarella fuori porta vi porterò con noi, per tanti motivi che poi vedrete, però non vi voglio anticipare niente, sappiate solo che è molto molto bello. E buonasera. E niente, comunque andiamo in bagno. Lara, stai pronta? Tra poco ti chiamo, amore, perché iniziamo. Dimmi. Lara che si fa male da sola. Con la matita me lo sono messa dentro all'occhio. Beh, ottimale. Tinta applicata, ma nel frattempo ho fatto la tinta anche a... Sì, la tinta. Ho fatto i capelli anche a Lara, guardate un po'. Risultarono i capelli con quello viola. Sì, gli ho fatto un po' di shampoo viola e guardate come sta bene quella riga al centro. Adesso sono... Sì, qua sono un po' da asciugare, come vedete sono ancora un po' bagnati. Quanto sembra più grandi con i capelli... Cioè, con la riga al centro. Momento patatine. Per me yogurt greco. Per Zoe puff. Per Lara Lay's. Adoro questi momenti. Dopo tu ti devi sciacquare. Mamma mia, là, sei troppo bella. E c'è? Oddio. No. E vabbè, cose che possono succedere. Tiè. Buono. Amete. Mamma mia, patatine con la TV, wow. Guarda come ride. Metti bene i gambini. Ecco. Gambine, gambine, manelline. Devo reggere perché mentre Lara sta lì a prendersi un tè da bere, Zoe la vorrebbe raggiungere. Eh? Io con la mia. Sì, anche con te, non ti ricordi? Ah, sì. Zoe, dove vai? Volete vedere la magia? Vai, facci vedere la magia. Arrivederci. Quanto gli piace sta cosa. Amore. Comunque sì, non ho ancora trovato un posto per quello. Ancora non so dove cosa metterlo. È la acchiappasogni che hai scelto tu. Che mi hai portato da Lecce. Non so ancora. Monella! 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 Vorrebbe tantissimo anche te. Io lo do tanto, lei non sa succhiare. Ah, dici? Oh, che dolcissima e intelligentissima Lara. Cioè, non prendere la cannucciola. Devi tenergliela. Così fa finta. Ah, guarda, ti ricopia, fa... Ah. Che schifo, che schifo. Sua saliva con i baffi. Che schifo, che schifo. Zoe, ma che combini, è tua sorella. Guarda, guarda come è fiera di se stessa. Vediamo lo stesso, anche se si babuscia. Anche se sbabusciona. Vedete se glielo metto davanti e non glielo do, cosa succede. Guarda, ti prendi lei? Sì. Ma dai qua. Amorino, ha aperto la boccuccia. No, ma povera Lara. Ah,
furba, perché invece di bere, mi toglie la pennuccia e se la ruba. È vero, lo fa, è vero. Benissimo. Alcune volte fa. Guarda. Davvero, un pulcino che apre la boccuccia per prendere. Poi a quel pezzettino, se no me lo metti qui sopra. No, dici di no. No. Questi che non troppo lunghi. Preciso, ovviamente non sa proprio succhiare dalla cannuccia. Cioè dalla cannuccia non sa succhiare, quindi appoggia e fa finta, giusto per recuperare la sorella, ma non sa bere, quindi non può bere il tè, ovviamente. Se due mi fanno morire, giuro. Ma ti sta guardando, perché vuoi? Stiamo calmi. Zoe, non dare i colpi a Lara. È cara, brava, cara sì. Zoe. Cara sì. Cara Lara. Cara la Zoe piccolina. Oggi comunque mi sono fatta una cavigliera nuova. È vero. Guardate la differenza. Sentite. Bobo. Vediamo se lo rifà. Bobo con la maglietta. Bobo. Bravissima Lara. Bobo. Capi. No, fa Bobo. Bobo. Bobo! Bobo! Sentite! Guarda, Zoe stava già ballando! Titi! Oddio, adesso no, Zoe! E indovinate chi ha due pollici ed è rimasta con i capelli bagnati e quindi si sono gonfiati perché è arrivata la piscina? No, è quel pacco gigantesco lì che in realtà è tutto per lì, lungo, ma c'è la sedia, non lo vedreste. Comunque è lunghissimo quel pacco. Fatto sta, è arrivata la piscina. Scusate i rumori, ma appunto stiamo iniziando lo stravolgimento di fuori, quindi domani vedrete un mukbang che abbiamo registrato io e Lara dopo che mi sono asciugata i capelli, cioè dopo che non mi sono asciugata i capelli, infatti l'ho acconciato, insomma vabbè, però abbiamo registrato un bel mukbang. E invece dopo domani vedrete il video che sto registrando adesso e con lo stravolgimento definitivo per fuori il nostro giardino. Quindi, oddio mio, scusate, questa parte ultima è bassa di qualità e bassa di audio, scusatemi veramente, ma non ho il tempo letteralmente perché sto correndo. Però ne varrà la pena, fidatevi, andrà tutto bene, speriamo, e verrà benissimo. Ci vediamo domani, tesori. Vi voglio un gran bene. Love you.